Rolex vi presenta Musica. È una delle artiste più poliedriche in attività, una direttrice artistica visionaria, vincitrice di 5 Grammy. Finalmente, il segreto è la passione. Dans tout, c'est l'ingrédient plus important. Vision et passion. Cecilia Bartoli ci offre uno sguardo esclusivo sulla sua vita. La culla dell'opera, centro culturale fin dal Rinascimento. È una delle più grandi artiste del nostro tempo, Cecilia Bartoli. Firenze è magica, una città meravigliosa. La primissima opera fu realizzata, fu cantata proprio qui a Firenze. Il mezzo soprano italiano esegue Alcina, capolavoro barocco di Handel, uno dei suoi compositori preferiti. A trasmetterle la passione per la musica è stata la madre, Silvana Bazzoni Bartoli. Cecilia è sempre stata circondata dalla musica. Entrambi i suoi genitori erano cantanti lirici. L'inizio è stato, sì, posso dire naturale in realtà, perché mia mamma cantava, io ero nella sua pancia e lei cantava. Anzi, forse era quasi più naturale sentir cantare che parlare, cioè in casa. Le due donne sono molto legate. Silvana è stata l'unica insegnante di Cecilia. È grazie alla madre che la cantante ha trovato la sua voce unica. Io avevo capito già quando era bambina che era molto musicale. Avevo la facilità degli acuti e lì gliel'ho insegnati, però lei aveva la predisposizione a fare l'agilità. Quando mi metteva il pianoforte, lei mi scappava, io non riuscivo neanche a tenerla, no? Però lei è stata anche furba. Lei mi ha dato questa tecnica solida che mi permette, mi ha permesso di cantare per 35 anni e ancora lo faccio. La cantante romana ha raggiunto la fama internazionale. In carriera ha già venduto oltre 10 milioni di album e DVD, più di qualsiasi altro artista classico. Nel 2016 Bartoli ha realizzato un sogno, creando la sua orchestra di strumenti d'epoca, Les Musiciens du Prince, per far rivivere il suono originale dell'epoca barocca. Ormai è diventato un team, un po' una famiglia. È vero. Ci intendiamo musicalmente, basta uno sguardo, sia Cecilia con noi, sia io con i musiciens. Come diceva appunto il maestro, con i Musiciens du Prince ci conosciamo, respiriamo insieme e penso che questo sia proprio fondamentale. Respirare insieme e far musica è il segreto. Essenzialmente noi usiamo gli strumenti, copie di strumenti spesso che venivano usati all'epoca del compositore. Quindi è tutto un recupero per tornare al suono che sentivano i contemporanei di quel compositore.
Rendere giustizia ai capolavori del passato è una delle cose che stanno più a cuore alla cantante. Bartoli è anche un'appassionata archeologa musicale. Ha riportato alla luce compositori e capolavori a lungo dimenticati. Ça c'est la curiosité. Alors c'était grâce à des grands musiciens qui eux-mêmes ils ont eu la curiosité d'aller chercher du répertoire et ils m'ont transmis ce désir de recherche. Et je pense que c'est oui il y a encore de la musique à découvrir qu'on ne connaît pas aujourd'hui et que ça vaut le coup, ça vaut la peine. La musica originariamente composta per la voce dei castrati ha suscitato l'interesse della cantante, che ha deciso di prestare la sua voce ad alcuni capolavori. Le programma dedié a Farinelli è speciale. Il faut se projeter dans le XVIIIe siècle. Farinelli, c'était le grand pop star. Il avait une flexibilité dans la voix. Il avait aussi, il arrivait à faire des choses tellement magnifiques dans la douceur, dans la grande agilité aussi, la pyrotechnique. Lui pouvait vraiment dialoguer avec les instruments de l'orchestre. Pourquoi elle est si unique? Eh bien parce que tout est simple avec elle. Quand elle arrive, automatiquement, elle capte la lumière et elle a ce privilège des très grands qui est la simplicité. Et je dirais que chaque fois qu'on joue ensemble un morceau, on le recrée à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est dans la magie de l'instant du concert. Il n'y a pas deux concerts qui sont identiques. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la magie et l'entretien de cette magie sur toutes ces années. Di recente Bartoli ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera. Dal palcoscenico al ruolo di regista dietro le quinte, la cantante è la direttrice dell'Opera di Monte Carlo. È la prima donna a ricoprire questa carica nella storia della compagnia. C'est la première fois que je dirige un théâtre. Je viens de diriger un festival à Salzbourg. C'est un festival très important, celui-là de Pentecôte. Mais c'est vrai, diriger un théâtre, c'est autre chose. Et finalement, le secret, c'est la passion dans tout. C'est l'ingrédient plus important, vision et passion. La sua nuova casa artistica è un gioiello architettonico di Charles Garnier, il famoso progettista dell'Opera di Parigi, inaugurato nel 1879. Dès qu'on rentre, on arrive à ressentir tout de suite cette tradition incroyable. Et c'est magnifique, c'est un lieu magique. Per l'inaugurazione della sua prima stagione ha invitato il controtenore francese Philippe Jaroussky. È un gran piacere di essere qui. Anche per me. Spero che facciamo un'altra cosa. Lo dobbiamo fare, sì. Questo mettiamolo dritto, sì, perché. Sì, perché è troppo bello fare musica insieme. La perfezione, oui. Lei. Je regarde là. Je crois que je chantais avec Cecilia avant même de la rencontrer. Je dirais, mais c'est, je pense que je suis pas le seul chanteur, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu un choc esthétique, émotionnel en découvrant ces albums. Et c'est vrai que je m'imaginais pas évidemment partager la scène un jour avec elle. On a beaucoup de plaisir à jouer aussi ensemble. Il y a une alchimie entre
entre tous les chanteurs. Il y a une volonté de se surpasser pour elle aussi, d'être à la hauteur de sa confiance, tout simplement, et puis d'être inspirée par ce qu'elle propose, qui est de toute façon, je pense, unique dans l'histoire de la musique. Bartoli ha progetti ambiziosi per il suo mandato. Il suo obiettivo è quello di portare il pubblico in un viaggio musicale attraverso tre secoli, senza trascurare però la sua passione per il palcoscenico. D'être sur scène, c'est... On peut pas comparer ça. Il y a pas de mots pour ça, non? C'est... On s'arrête. Là, tout le monde s'arrête de respirer. On est suspendu. Et c'est une autre dimension. Là, c'est... on peut parler même d'un moment sacré. Il faut se projeter vers la modernité, vers, bien sûr, le futur, mais avec un petit œil aussi vers le passé. Le rêve, c'est d'être là et continuer à faire de la belle musique, de continuer cette passion et de la partager. Musica vi è stato presentato da Rolex.